Nonna, cosa mi racconti oggi? Puntami in punto. Ti posso raccontare il verbo della nostra vita, allora guarda lì e parla forte. Ma e allora dobbiamo dire il verbo? Il verbo saccio è il verbo e gli orire. Questo era il verbo del nostro Signore. Il nostro Signore per noi osa morire, per condannare tanti peccatori. O peccatore o peccatrice, lo vedi quando è andiamo da questa croce, e quando è andiamo da quanto è bella, stendo con il giro all'auto in terra. Da chi in terra ne facciamo a rugare, e che in cielo ne facciamo a salvare. Alla valle Gesù, va. Picciolo e danno, ma gli resta. E da lì ho scoperto che avevo la passione nella lavorazione della pietra. E sto realizzando un angelo alato che è l'angelo dell'amore, e ora sto andando a realizzare con un attrezzo il piumaggio dell'ala. L'opera è realizzata su pietra di noto, la nostra pietra che si chiama anche tufo di noto. E cosa devo dire? Sono nella definizione e poi vedremo cosa l'opera finale. Questo premio sì, molto ambito, ma soprattutto anche inaspettato, perché arriva come un fulmine a ciel sereno, arriva così tramite una mail dagli amministratori dell'Olympia Star Music Award, che è questa multinazionale che rilascia per quei paesi i dischi d'oro, i vari award per i musicisti e i cantanti, dove mi comunicavano appunto che ero tra i candidati quasi papabili, tra virgolette, per questo premio. Avevo già sentito qualcosa che le quote iniziavano a salire, era sempre sulla top 10, anche poi ho avuto la conferma, al dirlo, cioè, dicono che hanno mandato delle mail al comune di Noto perché la premiazione doveva avvenire a Noto. Dal comune di Noto c'è stata una smentita, ora io non so se è stato un problema del server del comune di Noto, la mail non è stata ricevuta, anche dopo 15 giorni questi mi dicono, senta, o viene a sapere un problema, giusto? Non c'è più la frequenza degli anni passati, però diciamo che anche il signor Bruno Zani, che adesso in questo momento ha in gestione questo locale, vuole che io lo venga a trovare, sia perché siamo amici da vecchia data, e sia perché sono stato anche un mio fan all'epoca dei Topodopis, insomma, queste cose insomma, gratificano molto la mia persona. Intanto grazie a Giovanni Muscarà, continua la nostra serata. Grazie a voi. Questi due regali ed è in America, sta facendo un viaggio con suo marito per rilassarsi dopo tutta questa fatica. Noi la ringraziamo tanto, che ha avuto tanta pazienza e tanto amore nei nostri confronti, anche che a volte noi magari eravamo scoraggiati, non riuscivamo, non volevamo che magari ci riuscisse un passo, ma lei ha avuto sempre la pazienza e la forza di farci andare avanti. Noi la ringraziamo tanto. E
Enrica è un altro pezzo di storia di questa scuola. Papà suo mi ricordava, prima di iniziare questa trasmissione, che già 13 anni fa ho fatto un articolo proprio per Enrica, perché aveva vinto tanti riconoscimenti. In bocca al lupo a Enrica, in bocca al lupo alla scuola che dirige con passione, amore, ma soprattutto alla provincia o alla regione nostra. E partecipare appunto con corali della Russia, della Slovenia, eccetera, eccetera, per noi è sicuramente motivo di orgoglio e soddisfazione. Grazie maestro, in bocca al lupo. Quando ci fu la scelta, no, quale istituto intraprendere per la mia formazione quadrescenziale, quale liceo, no, scegliere, e tra, ai tempi si usava scegliere corsi professionali che dessero sbocchi lavorativi, invece mi impuntai e fu una delle prime lotte contro i miei genitori per scegliere l'indirizzo artistico e nella fattispecie il liceo artistico di Monica. E questa è una passione che io mi porto veramente da che io abbia memoria, la passione per il disegno, ma soprattutto per il bello, per la bellezza. E sì, ha fatto accenno al vescovo, ma il vescovo oltre che a cantillare anche è poeta, quindi è artista doppiamente. Io mi limito a... Io, per fortuna, incontrandoti stamattina, riesco a presentare quelle che sono i miei sforzi di tutta una... con un impegno veramente molto, molto importante. Ti spiego, siamo una piccola azienda, esistente a Pachino, abbiamo fatto tantissimi sforzi per portare a questa tipologia di produzione. Abbiamo ottenuto veramente dei buonissimi risultati, anche confermati dalle amicizie che ci contornano, da queste persone che tu hai conosciuto, dalle persone che ci chiedono il prodotto in ogni caso, e che abbiamo centrato i loro gusti, le loro possibilità di acquisto, e facendo parte anche di una grandissima struttura che è l'impegno che stiamo mettendo anche nel consorzio IGP del pomodoro di Pachino, abbiamo prodotto una qualità estrema sia per quanto riguarda il pomodoro insalataro che per quanto riguarda il pomodoro rosso. Ci stiamo oggi avvicinando anche ai prodotti oblunghi, quelli chiamati oblunghi, che sono la nuova tipologia del prodotto. Più è ricco, più ti fa vedere la ricchezza di quel periodo. E per cui ho detto, in occasione dell'infiorata, voglio che il turista non sia solo un visitatore della nostra Noto, ma sia protagonista. Quindi ho voluto fare un incontro col dirigente veneziano, gli ho proposto questa mia idea di insegnare ai ragazzi del suo istituto ITAS, Stilismo e Moda, come si cuce un vestito barocco.
L'idea è piaciuta a Veneziano, abbiamo superato i primi ostacoli e dopo abbiamo affrontato questo progetto. Le ragazze sono state entusiaste insieme alle insegnanti che mi hanno accolta. Abbiamo cominciato a lavorare più o meno da febbraio in questo progetto.